La terra d'Abruzzo porta bene a Greg Van Avermaet, il belga della BMC vince in volata nell'arrivo di Cepagatti, superando lo slovacco campione del mondo Peter Sagan della Tinkoff secondo ed il polacco del Team Sky Mikel Kwiatkowski terzo, e soffia così la maglia azzurra di leader della Tirreno Adriatico al ceco Zdeněk Stybar della Etics Quickstep. Il primo italiano è stato Sascha Modolo della Lampre, giunto settimo. È stato questo l'epilogo del penultimo atto della corsa dei Due Mari, che questo martedì vivrà l'ultimo e decisivo atto con la settima tappa alla cronometro di San Benedetto del Tronto di 10 km, la quale darà il volto definitivo alla classifica generale, che Van Avermaet guida con 7 secondi di vantaggio su Stybar e 8 su Sagan. La Castel Raimondo Cepagatti di 210 km è stata dunque l'ultima tappa in linea, l'unica che ha attraversato l'Abruzzo. I corridori sono arrivati dalle Marche percorrendo la statale 16 e hanno attraversato tutti i comuni del litorale da Martinsicuro a Montesilvano, per poi dirigersi a Cappelle sul Tavo, Spoltore e infine Cepagatti. Queste le parole del vincitore e leader della corsa. Non è mai facile vincere la Tirreno, di conseguenza sono molto contento del risultato odierno. È stata una tappa molto impegnativa e sono quindi molto soddisfatto. Per quanto riguarda domani, darò tutto per tenere la maglia azzurra. Sono molto motivato per la crono, anche se non sarà facile.